Eccomi qui con un nuovo pacchetto di Vinted. Ovviamente è già aperto perché abbiamo fatto insieme l'unboxing in un piccolo video. E ovviamente qui c'è Pomettino. Un applauso a Pomettino oggi. Allora, questo, come vedete, è un pacco estremamente gigante, ma non è un ordine gigante, come ben sapete qua. Dobbiamo scovare le offerte e appunto dopo vi devo dire qualcosa. Però, essendo che qui è grossa l'istruzione, essendo che qui c'è tanta carta, c'è tanto tutto, torniamo sul momento copertina subito, pim pum pam, così poi possiamo dedicarci a queste donzelle, per chi ha già visto il video sa di chi sto parlando, il mini video sa di chi sto parlando, bla 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 bla, e invece chi non lo sa, mi sono persa col discorso, momento copertina. Non si vedeva mezza bambola in questo momento copertina. Proviamo un altro momento copertina. Facciamole vedere un po' queste donzelline. Uno, due. Ma non ti devi chiudere! Non ci sono. No! Mi sa che non è fattibile così, eh. Riproviamo. Lo so, il tempo ci darà, anzi, voi lo sapete già, soliti fortunelli. Allora, togliamo tutta questa carta, stata veramente imballata bene la situazione, e cominciamo dalla prima che ho voluto acquistare, e poi sono andata a vedere nelle inserzioni e ho preso anche l'altra, ok? Perché così. Allora, qua mi sono scritta esattamente di chi stiamo parlando, perché sennò me ne sarei dimenticata, ok? Allora, partiamo con questa donzella. Come ben sappiamo, sto cercando di recuperare le Barbie che avevo da piccola, almeno quelle che mi ricordo, e quando ho visto questa donzellina, ok, non proprio lei, cioè nel senso ho visto questa donzella, mi sono ricordata la coda, ok? Sapete che a volte alcune me le ricordo, alcune mi basta vedere un dettaglio per pim pum pam. E questa è... Ok, questa sirenetta meravigliosa, questa sirena. Ok, lei è la Barbie Mermaid Bubbling. Adesso deve passare questo. 1996. Allora, questa donzella ha una storia. Perché? Noi la vediamo così, senza top, con la gonna a qui. Un piccolo pezzetto, penso smanciucchiato, ma sì, un po' rovinato. Qua la codina un po' rovinata. Comunque, a parte quello, sì, vabbè, ha qualche macchiolina così, però abbiamo gli orecchini, ok? Un pezzo di corona, poi ne ho tipo un altro pezzo, ma vabbè, e poi tutto il resto è top, ok? Tutto il top, qua dentro abbiamo scritto appunto 1996 Mattelcina. E perché vi dico che ha una storia? Perché praticamente io l'ho stata a cercare, no? E ero davanti a una scelta, ok? Davanti a una scelta. Lei oppure un'altra Barbie, esattamente questa, stiamo parlando sempre di questo tipo di Barbie, questa Mermaid Bubbling, questa roba qua. Lei e poi c'era quella, sempre con un pezzettino di corona in più e il top. Io non vi ho ancora detto quanto ho pagato questi ciclini, ma adesso ci arriviamo. Questa costava 3,50 euro, ok? Quella con i due pezzettini in più, 15 euro. E appunto siamo qui con quella da 3,50 euro. Va bene tutto, va bene tutto, perché comunque è bella, è tutto il toppettino, mi inventerò qualcosa io. Cioè, passare a 3,50 euro. A 15 euro potevo dire vabbè, ma a noi piacciono le occasioni, noi dobbiamo, questo mi ha ispirato, questo cosa vi devo dire, cosa volete che vi dica? Niente, questa è bellissima, ok, ha qualche difettuccio, ma stiamo parlando di 3 euro, no, non potete dirmi niente, qui non mi potete dire niente, ok?
E niente, quindi appunto mi dovrò inventare io un qualcosa per toppettarla un po'. Vediamo che cosa riuscirò a fare. Ok? Ok, quindi poi passiamo a questa donzella qui. È la seconda donzella, ovviamente. E poi è lui. Io ho visto che i capelli erano un po' in condizioni strane, ok? Però ho detto, vabbè, ce ne aveva. Mi ha ispirato questa, mi ha ispirato questa. Questa qui. Esattamente lei. Mi ha ispirato, ok? E lei è ovviamente la Bratz Dana Hippie, si dirà così, chic, hippie, chic, del 2001, da quello che ho visto. Ok? Ok. E arriva vestita così. Non penso che la lascerò vestita così. Questa magliettina qua è un qualcosa di orripilante, però vabbè. Mi hai detto quanto ho pagato questa? 3,50 euro. Ok? Tutto 3, oggi è la giornata del 3,50 euro. Qui abbiamo questo doppettino. Però, cioè, tutta vestita, eh. Sono io che adesso sto dicendo questo mi fa un po' cacacu, cacacu. Però qui non ci possiamo lamentare nemmeno qui. Ora vediamo un po' come è messa questa signorina. Sembra degli stivali che è su questa jet che non si vede, però versione marron. Ok. Ah, e adesso la svesto un attimo per vedere se ha altri difetti, ma poi parliamo anche dei difetti di questa donzella. Allora. Pantaloni sono indecisa se tenerli o no. La maglietta assolutissimamente no. A parte che, come vi dico, io non ho nessun vestito di brazze, così, quindi dovrò poi inventarmela, come non ho il costumino per la Barbie sirena. Allora, questa è la Bratz. Abbiamo qua una macchietta un po' sulle chapeton, ma non fa niente. Poi un po' di rosso sulle mani, un po' di zozzeria. Vediamo cosa riesco a fare. In faccia abbiamo qualche macchiettina, un po' il rossettino, un po' così, ma vabbè, scelte di stile. Vorrei almeno cercare di togliere qualche macchinina qui e qui. Ma la parte che un po' mi fa dire sono i capelli. Qua io non so. Sembra avesse la coda questa. Sembra che. Vedete il segno della coda? La vedete qua? Ok. Questa donzella ha il segno della coda. Io vedo che cosa riesco a fare. Ok? Se vedo che non riesco a tirarglieli belli, 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 mi inventerò. Non lo so, lo scopriremo quando lo farò. Prima no, perché non lo so nemmeno io, non so. Finché non mi metto lì, non lo so. Fatemi leggere cosa c'è scritto qua dietro. 2001, MGA. Sì. È del 2001. Molto bene. Quindi, questo è il bottino di oggi. Ok? 3,50 euro. 3,50 euro, abbiamo queste donzelle ovviamente da sistemare, ma sono molto molto belle. Molto bene. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, ok? Mi raccomando. Qua non c'è nessun mistero da risolvere perché sappiamo esattamente chi sono. Però l'unico mistero che è da risolvere e che scopriremo più in là è: riuscirò a sistemare queste donzelle? Solo. Non lo so. Allora, fatemi sapere quello che volete, fatemi sapere il cavolo che volete, quello che vi pare, bim bum bim bum bam. Io sono soddisfatta, Pomettino è molto soddisfatta, soddisfatto. E niente. A posto. Mi sono rotta. Buon, che so cosa pesante addosso. Niente. Io vi ringrazio, io Pomettino, vi ringraziamo di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!